Inizia oggi una settimana decisiva per le riforme costituzionali. Il primo appuntamento potrebbe essere l'incontro fra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, previsto tra poche ore, ma la segreteria del PD chiede che i grillini rispondano prima con un documento scritto alle 10 domande poste loro proprio dal PD. A fondo di Renzi e anche contro i dissidenti interni al partito, con un no durissimo al Senato elettivo. Alla vigilia dell'Ecofin di domani a Bruxelles, il ministro Padoan assicura che l'Italia rispetterà le regole e il tetto del 3% tra deficit e PIL e spiega: l'Europa deve capire che le riforme non possono avere un impatto immediato. Anche se la ripresa stenta e il PIL non cresce, il ministro assicura non ci sarà bisogno di nessuna manovra correttiva. Appello di Napolitano sull'occupazione: Italia finita se i giovani non lavorano. In Calabria la processione della Madonna delle Grazie a Oppido Mamertina si ferma e fa l'inchino davanti alla casa di un boss. I carabinieri abbandonano il corteo per protesta e presentano un rapporto alla procura. Il ministro Alfano parla di rituali ributtanti. Il vescovo annuncia provvedimenti energici. Dopo la scomunica del Papa, i boss detenuti a Larino nel Molise non vanno a messa. In Israele ancora tensione, arrestati 6 israeliani presunti assassini del ragazzo palestinese rapito e poi bruciato vivo, e ciò poche ore dopo che a Hebron l'esercito di Gerusalemme ha fermato un palestinese sospettato di essere coinvolto nell'uccisione dei 3 giovani coloni ebrei. Il premier Netanyahu condanna sia il terrorismo arabo che quello ebraico, altri 2 palestinesi uccisi nella notte a Gaza da droni israeliani. Le 7.32, buongiorno e benvenuti alla prima edizione del telegiornale. Quella che si apre è una settimana cruciale per la politica, con l'incontro di oggi tra il Movimento 5 Stelle e il PD per discutere di riforma della legge elettorale. Il Partito Democratico giudica insufficiente la disponibilità espressa dai grillini e chiede proprio al Movimento di Grillo maggiori garanzie da mettere nero su bianco in un documento. Mentre in casa PD c'è attesa per la riunione di questa sera al gruppo del Senato tra il segretario Renzi e i 20 dissidenti di Palazzo Madama, con il segretario Renzi che assicura il Senato non sarà elettivo. Vediamo. Mancano poche ore al secondo incontro tra PD e Movimento 5 Stelle su legge elettorale e riforme costituzionali, ma tutto è ancora in forse. I grillini lo davano per fissato per le 15 di oggi, dopo l'apertura di Luigi Di Maio, che ha detto sì a 8 dei 10 punti vergati dal PD e si è dichiarato disponibile a discutere degli ultimi 2. Un'occasione storica l'ha definita il vicepresidente della Camera a 5 Stelle. Ma i democratici chiedono che i grillini mettano nero su bianco i loro sì, altrimenti, insiste il numero 2 Dem Lorenzo Guerini, è solo show e non ci interessa. Insomma, una sorta di ultimatum a cui i pentastellati rispondono dicendosi stupiti e annunciando di valutare la richiesta. Ma i tempi sono strettissimi, inoltre il PD deve fare i conti anche con il fronte interno, con le resistenze di Bersani e Cuperlo sull'Italicum e di Chiti sul nuovo Senato. Proprio a proposito delle riforme costituzionali, martedì di buon mattino si riunisce la Commissione Affari Costituzionali con l'obiettivo di portare in aula il giorno dopo, nel pomeriggio, la riforma del Senato, che agita ulteriormente le acque in casa PD sull'elettività della Camera Alta, sull'immunità e sul numero dei senatori. E proprio per martedì era annunciata la prosecuzione dell'assemblea dei gruppi di Forza Italia, sempre che non sia cancellata dopo l'appello di Berlusconi, che chiede ai suoi di aderire in modo convinto al patto del Nazareno. Ma la fronda non è affatto rientrata. Minzolini, con un discreto seguito, continua a chiedere un Senato elettivo. Per la cronaca, fa ancora discutere la processione in un paese della Calabria, ad Oppido Mamertina, nel corso della quale la statua della Madonna è stata fatta sostare davanti alla casa di un boss per rendergli omaggio. E questo proprio 2 settimane dopo la visita del Papa, che aveva puntato il dito proprio contro l''Ndrangheta. Vediamo. Amministratori locali, religiosi, uomini in divisa, c'erano tutti alla manifestazione a Oppido Mamertina, in provincia di Reggio Calabria, quando la statua della Madonna si è fermata sotto l'abitazione del capo cosca agli arresti domiciliari, evidentemente in segno di rispetto. È successo il 2 luglio scorso, ma la polemica è esplosa nelle ultime ore. A parte 3 carabinieri che si sono subito allontanati, non risulta che altri partecipanti alla processione si siano dissociati dal gesto. Eppure la scomunica del Papa contro i mafiosi, pronunciata proprio in Calabria, risale appena al 21 giugno.
Conoscendo certi rituali di devozione, non solo religiosi, i carabinieri locali si erano raccomandati, niente soste con la Madonna, che invece si è fermata proprio sotto casa dell'ultraottantenne Giuseppe Mazzagatti, un ergastolo ai domiciliari per omicidio e associazione mafiosa. Un rituale ributtante, l'ha definito Angelino Alfano. Ma proprio contro il ministro dell'Interno sono arrivate parole dure da parte di Nicola Gratteri, procuratore aggiunto a Reggio Calabria, in prima linea nella lotta alla 'ndrangheta. Non abbiamo ancora visto, ha detto, gli 800 uomini in più al sud, la task force e le 5 sedi all'estero per combattere la mafia promessi da Alfano. I video della processione saranno inviati alla procura e anche fra i religiosi il vescovo della diocesi, Monsignor Milito, promette provvedimenti energici. E allora si apre una settimana importante anche in ambito europeo, non soltanto per quanto riguarda la politica di casa nostra. Domani si riunisce sotto la guida italiana l'Ecofin, il vertice che riunisce i ministri dell'economia e delle finanze. Intanto proprio il ministro dell'economia Padoan ribadisce che l'Italia rispetterà i parametri di bilancio. E di Europa ha parlato ieri anche il capo dello Stato Giorgio Napolitano. Una settimana da protagonista per il ministro dell'economia Padoan in Europa per far passare il vecchio continente da una stagione di misure contro l'austerità verso una stagione di riforme efficaci e di investimenti pubblici per il rilancio della crescita e dell'occupazione. Sarà questa la nuova linea che Padoan si prepara già ad indicare oggi nella riunione informale a Bruxelles dei 18 ministri dell'Eurogruppo. Un vertice che precede l'esordio domani alla presidenza dell'Ecofin dei 28 ministri finanziari dell'Unione, nel quale il ministro dell'Economia illustrerà le linee guida del semestre di presidenza italiana appena cominciato. Ieri Padoan ha ribadito che l'Italia rispetterà i vincoli di bilancio del 3% nel rapporto tra deficit e PIL, senza tuttavia dover ricorrere a una manovra aggiuntiva in autunno. Padoan ha anche ribadito la necessità di avere maggiore flessibilità sui conti pubblici, come peraltro già previsto per i paesi che avviano riforme strutturali. Italia e Francia frenano sui falchi del rigore, nel mirino soprattutto la Finlandia, forte sostenitrice della politica tedesca in Europa, che potrebbe vedere piazzato presto un suo rappresentante in un posto chiave agli affari economici dell'Unione. Sarà domani anche il giorno del confronto con gli eurosocialisti su Juncker, candidato del Partito Popolare alla presidenza della Commissione Europea, che dovrà a sua volta dimostrare capacità di indipendenza dalla cancelliera tedesca Merkel, come il ruolo della Commissione impone. E intanto uno sguardo attento all'Europa lo rivolge anche il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che ieri nel corso di una visita in Friuli Venezia Giulia, la più mitteleuropea delle regioni italiane, tra Monfalcone e Re di Puglia ieri, tra Gorizia e Montesanto oggi, ha detto: l'Europa rifletta sulla lezione della Seconda Guerra Mondiale. Ha più volte ricordato poi il Capo dello Stato il ruolo che l'Europa sta giocando per ridare slancio all'occupazione giovanile, anche quella italiana. Poi il nuovo monito di Napolitano e l'invito a sradicare i nazionalismi aggressivi e feticistici nell'ottica di sviluppare una vera integrazione. No agli egoismi, ha detto il capo dello Stato italiano, no ad una divisione in Europa del Nord ed Europa del Sud. La cronaca con il delitto di Yara Gambirasio. Sarà interrogato domani Massimo Bossetti, l'uomo accusato dell'omicidio. I suoi legali intanto fanno sapere che chiederanno la ripetizione del test del DNA. È una prova difficile da smontare, quello del DNA di Bossetti mischiato a quello di Yara trovato sugli indumenti della ragazzina di Brembate di Sopra. Ma di quelle tracce genetiche, per la procura di Bergamo, la prova granitica della colpevolezza del muratore di Mapello. Gli avvocati del presunto killer stanno valutando la ripetizione delle analisi. Accertamenti che dovranno svolgersi in contraddittorio tra le parti alla presenza dei periti incaricati. Dopo aver rinunciato alla richiesta di scarcerazione, continua dunque con il test del DNA la strategia difensiva decisa dai due legali di Bossetti, in carcere da 20 giorni, e che domani affronterà il suo terzo faccia a faccia con il pubblico ministero Letizia Ruggeri. Nei primi due interrogatori, subito dopo il fermo, si era avvalso della facoltà di non rispondere. Adesso è stato proprio lui a chiedere di parlare con la PM, un interrogatorio in cui l'uomo cercherà, molto probabilmente, di ribattere e chiarire alcuni punti che sembrano inchiodarlo.
continua a proclamarsi innocente. Bossetti ha chiesto di poter vedere la madre, Esther Arzuffi. La donna continua a negare di aver avuto una relazione clandestina con Guerinoni, l'autista di Gorno, padre di Ignoto 1. Una certezza scientifica messa in discussione da subito. So che sei innocente, tutti noi ti crediamo, e so che lo dimostrerai, dice la donna attraverso i giornali a suo figlio, in isolamento nel carcere di Bergamo. Forse giovedì si incontreranno. Intanto inizieranno a giorni le analisi dei RIS di Parma sui reperti isolati nell'auto e sul furgone del muratore bergamasco, così come delle risposte potrebbero arrivare dagli accertamenti sugli indumenti e gli attrezzi da lavoro sequestrati nell'abitazione di Bossetti. Si aspetta poi il deposito della perizia del consulente dell'Università di Pavia sui peli trovati sul corpo della tredicenne, per 3 mesi abbandonato nel campo di Chignolo d'Isola. Difficile che possano essere di Bossetti. L'attività investigativa di polizia e carabinieri va avanti per rafforzare il quadro accusatorio contro il muratore, dalla vita apparentemente tranquilla, ma sono molti gli indizi a suo carico. La sua presenza intorno a casa di Yara, il suo telefonino spento la sera dell'omicidio nella stessa zona dove passava la ragazza, le telecamere di sorveglianza con l'immagine del suo furgone mentre passava da lì. Ancora nessuna notizia di Marco Vallise, il nostro connazionale del quale si sono perse le tracce in Libia. La Farnesina conferma che l'uomo al momento risulta irreperibile. Per ora le autorità italiane escludono la pista terroristica. Marco Vallisa potrebbe essere stato rapito a scopo di estorsione, un riscatto, anche se fino ad ora non ci sarebbe stata alcuna richiesta, nessun contatto, nessuna rivendicazione. L'unità di crisi della Farnesina ormai da 2 giorni ha aperto tutti i possibili canali per capire che fine abbia fatto il tecnico italiano scomparso insieme a 2 colleghi stranieri ad ovest della capitale Tripoli, proprio lì dove partono migliaia di migranti diretti verso l'Italia, lì dove è stata trovata la sua auto ancora con le chiavi inserite. Una zona della Libia sempre considerata tranquilla a differenza di altre. Certo è che ormai per le aziende italiane lavorare in questo paese diventa sempre più rischioso, come registrato anche dal centro di analisi sul tema della sicurezza. Appena 4 mesi fa un altro italiano, Gianluca Salviato, è sparito nel nulla. Si trovava però nella parte orientale della Libia. 4 mesi durante i quali non ci sono state più notizie. Per questo ora si teme che anche quello di Vallisa non sia un sequestro dai tempi rapidi. Per questo la Farnesina si sta muovendo in tutti i modi. Bisogna risolvere il caso subito, prima che la situazione si complichi, prima che, come potrebbe accadere, magari l'italiano passi da un gruppo ad un altro, perché a quel punto i rischi potrebbero aumentare e i tempi per il rilascio allungarsi. Come ha raccontato anche un imprenditore italiano, ormai nel dopo Gheddafi le tribù si combattono tra di loro, tutti contro tutti, per le strade si gira armati, e allora i rischi aumentano. Bisogna fare presto, per evitare che anche il sequestro di Vallisa finisca come quello degli altri italiani rapiti all'estero. Sono 2 anni e mezzo che non si hanno più notizie di Giovanni Lo Porto, il palermitano rapito in Pakistan, mentre da 1 anno si rincorrono le voci su Padre Dall'Olio, sequestrato in Siria esattamente 1 anno fa. In Medio Oriente adesso scaduto l'ultimatum imposto ad Hamas nella notte, nuovo raid dell'aviazione israeliana, almeno 7 le vittime uccise dai droni. È di 4 morti e diversi feriti il bilancio dell'ennesima notte di sangue in Medio Oriente. Palestinesi colpiti dai droni israeliani a est di Rafah, nel sud della striscia di Gaza, e poco più a nord nelle vicinanze di un popoloso campo profughi. Attivisti dei comitati di resistenza popolare impegnati nel lancio di razzi, almeno 25 nelle ultime ore, dice l'esercito di Israele, ma tra i feriti, raccontano alcuni testimoni, ci sono dei civili. È altissima la tensione in altre città arabe di Israele, dove nelle ultime ore si sono registrati nuovi scontri e disordini, simili a quelli avvenuti durante i funerali di Mohammed Abdul-Kadir a Gerusalemme Est, dove ieri i servizi di sicurezza hanno arrestato 6 presunti responsabili della morte atroce del giovane palestinese arso vivo. Uno di loro avrebbe già confessato di avere partecipato al delitto insieme ad altri complici. Si tratterebbe, come sospettato sin dall'inizio, di una cellula di ebrei radicali ultraortodossi, forse coinvolti anche nel tentato rapimento il giorno prima di un bambino palestinese di 9 anni. Persone che avrebbero agito a volto scoperto per rappresaglia al massacro degli studenti ebrei, come documentato da un video diffuso dalla famiglia del ragazzo e ripreso dai media locali. Una crisi, quella in corso, aggravata da molteplici episodi, tra cui il pestaggio da parte di agenti israeliani del cugino di Abdul-Kadir, tra l'altro cittadino americano. Episodi condannati fermamente da Tel Aviv, sia dal premier Netanyahu che dal presidente
Shimon Peres, che hanno parlato della necessità di assicurare tutti i colpevoli delle stragi degli adolescenti alla giustizia. Ed ora lo sport, cominciamo dalla Formula 1. Lewis Hamilton trionfa sulla pista di Silverstone e si avvicina in classifica al suo grande rivale Rosberg, e sesto Alonso. È stata la domenica perfetta di Lewis Hamilton, del riscatto di Fernando Alonso, della grande paura per Kimi Raikkonen. Sull'autodromo della grande tradizione inglese Silverstone, il pilota della Mercedes coglie la sua vittoria numero 27, tante quante il grandissimo Jackie Stewart, e si ritrova ad un colpo a soli 4 punti dalla vetta del mondiale, mettendo così nel suo mirino il compagno di squadra Rosberg. Carte rimescolate allora per un campionato che non ha ancora doppiato la boa di metà stagione. Psicologicamente è un bruttissimo colpo per Rosberg, fermato poco dopo metà gara da un guasto al cambio. Un problema che, ha raccontato il pilota tedesco, si era presentato già attorno al 20° giro, per poi aggravarsi. Ma nel Gran Premio, che potrebbe imprimere una svolta decisiva al Mondiale, la Ferrari ha provato almeno a cancellare il sabato nero delle qualifiche, e anche stavolta con esiti differenti per i due piloti. Alonso ha chiuso sesto, 10 posizioni più avanti rispetto a quella di partenza, e con grandi problemi all'alettone posteriore. Ma rimane fra le sequenze da incorniciare il suo spettacolare duello con la Red Bull di Vettel. I due campioni, protagonisti assoluti delle ultime 10 stagioni di Formula 1, hanno lottato per il quinto posto come se ci fosse stato in palio il titolo. Ha avuto partita vinta Vettel, ma Alonso non è certo uscito sconfitto. Gara da dimenticare in fretta per Raikkonen, invece. È incappato in un brutto incidente subito dopo la partenza. Tanto spavento con la monoposto che ha urtato le recinzioni ad altissima velocità. Ma per fortuna soltanto qualche escoriazione a gamba e caviglia sinistre. E per il tennis, Novak Djokovic sconfigge Federer e conquista il prestigioso torneo di Wimbledon, tornando ad essere il numero uno del mondo. Nella finale di Wimbledon è andato in scena tutto il manuale del tennis. Succede quando di fronte a contendersi il titolo ci sono due autentici fenomeni come Novak Djokovic e Roger Federer. 4 ore di spettacolo, 5 set vissuti in assoluto equilibrio, ogni colpo una prodezza dei due fuoriclasse che hanno dato vita ad un'emozionante battaglia. Sotto di un set, nel quarto, lo svizzero ha annullato un match point al serbo, rimettendo tutto in gioco. Federer si è aggrappato al servizio, una delle sue armi vincenti. Ha sfoderato tutta la sua classe, ci ha messo cuore, orgoglio. Gli ha retto anche il fisico, nonostante Federer sia alla soglia dei 33 anni, perdendo solo al photo finish e contro il miglior Djokovic visto in questa stagione. A 27 anni il tennista serbo si conferma per la seconda volta re del torneo più prestigioso del Grande Slam, come accadde 3 anni fa. E proprio come allora, questa vittoria lo riporta in vetta alla classifica ATP, scalzando Rafael Nadal. Abbandonata la grinta dello scontro in campo, Djokovic non teme di mostrare il suo lato più umano, si commuove durante la premiazione e dedica il trofeo alla famiglia che sta per creare. Fra pochissimo diventerà padre ed anche per questo la sua gioia si scioglie in emozione. Mentre il campione svizzero, già leggenda del tennis e dato per finito dopo un paio di stagioni non esaltanti, ha dimostrato di avere ancora qualcosa da dire. E allora, con la vittoria di Djokovic finisce qui il telegiornale, sono le 7:49 minuti, subito dopo la pubblicità torna Paolo Sottocorona con le previsioni del tempo e poi c'è Andrea Pancani che conduce il dibattito politico. A tutti voi una buona giornata, grazie di essere stati con noi, ci vediamo domani.